17ª Toyota Cup, 35ª Coppa Intercontinentale e quindi Juventus River Plate, lo scontro che assegnerà il titolo di campione del mondo. La Juventus in tenuta classica bianconera, si schiera con Peruzzi, Ferrara e Torricelli, Montero, Porrini e Deschamps, Di Livio, Jugovic, Fokić, Del Piero e Zidane. Attenzione a Del Piero, prova dalla grande distanza. Tentativo della Juve porta la firma di Del Piero al 7º minuto. Di Livio, che il grande lancio, trova Boxic, entra in area Boxic, Bonanno si salva con un miracolo. Primo brivido per il River Plate, piccante l'azione di Ale Boxic. Di Livio che scodella al centro, Bonanno in due tempi sul colpo di testa ravvicinato di Del Piero. Appoggia Hernandias, mezzo pallonetto in area, esce Peruzzi, la porta è vuota, traversa, incredibile rischio corso dalla Juventus. Ferrara, Porrini, batte Di Livio, attenzione a Del Piero, rete, rete, Alex Del Piero, la Juventus va in vantaggio al 36esimo del secondo tempo. Juventus 1, River Plate 0, la rete di Del Piero, proprio lui il principino, porta in vantaggio la Juventus, è tutto uno spettolino di bandiere bianconere. Attenzione, il pallone al limite, Peruzzi ancora che arriva, è finita qui, è finita, la Juventus è campione del mondo, la Juventus è campione del mondo. È stato veramente il coronamento di un sogno questo, quindi non ho parole, veramente non abbiamo parole nessuno di noi, è una cosa incredibile, basta. È la partita più bella della tua vita? Beh, forse sì. Della macchina che ci fai? La macchina la vendo perché in aereo non ci sta.